una pallottola di carta. It's you and you. È saltata fuori proprio dalla sua finestra, quella del nostro scrittore preferito, Buzzati, sì, l'inventore dei racconti perfetti. Life's a wreck. Quelli che non solo vuoi sapere come vanno a finire, ma ti lasciano sempre dentro qualcosa di ineffabile, però familiare. Bang, no one told you hit the deck. Oggi vorrei iniziare con questo racconto qui, La corsa dietro il vento. La corsa dietro il vento. 80 tons and 8 miles wide. Does no good to go inside. Keeps coming. La corsa dietro il vento è un omaggio allo scrittore che forse in Italia io preferisco e che è uno degli autori che ho letto per primo a 13 anni, grazie a un ragazzo un po' più grande di me che mi ha iniziato questi 60 racconti. Buzzati ha la qualità di raccontare storie molto appassionanti, che vuoi sapere come vanno a finire, che hanno scenari, vicende, personaggi molto riconoscibili della realtà. È un uomo che è stato abituato a maneggiare la cronaca anche da giornalista. Vedi, lui è il maestro della... della sospensione. Lascia quasi sempre tutto in sospeso. Come accade nella vita, del resto. Per trasformare questi racconti in teatro ho usato la potenza del teatro, ho usato le sue armi sono il gioco che possono fare gli attori. Ho con me una bravissima attrice, Valentina Cardinali, che si presta al gioco. Quando un attore si trova un personaggio scritto sulla carta, deve sapere che quel personaggio è lì, ma che quel personaggio lì resta se lui non gli dà vita, se non gli aggiunge qualcosa, se non decide come parla, da che regione viene. Nel caso dell'Italia ci siamo divertiti a immaginare provenienze, accenti, tic. Mi creda, a questo mondo non è mai finita. Parola di Amelia Britz. Mi dicono tutti che somiglio a Marlon Brando. A Marlon Brando? Dopo che ha passato un guaio, però. Ho scritto una sceneggiatura che si ciba di queste storie, che le contamina, che le incrocia. Ho creato un filo rosso, così come si direbbe un fil rouge, ma insomma in francese lo so, per modo di dire, quindi. Pace se pa! Questo è il grado zero della comicità. No, un po' più sotto il grado zero. E ho approfittato in questo percorso di raccontare anche un po' le mie impressioni, i miei sentimenti rispetto a quelle storie. Cioè, lo spettacolo è costruito su un entra-esci continuo dalle storie. E sono riuscito così anche a mettere insieme, a chiudere una sorta di cerchio che mi riguarda, anche perché queste storie in fondo parlano un po' dei miei sentimenti, delle mie ossessioni, dei miei pensieri più ricorrenti. Tutte piccole storie di vanità. Come è scritto nella Bibbia, vanità delle vanità. I versi del Coelet sono centrali nella mia vita, nella mia formazione. Io ho letto il Coelet più volte, naturalmente, credo di avere cominciato a capirne il senso, ma soltanto credo di averne capito il senso, perché è molto complesso. Non so se è una basta una vita intera. Alcuni saggi ebrei dicono che certe parti della Torah, della Bibbia, non possono essere affrontate prima dei 60-65 anni, quindi io sono praticamente un debuttante. Nel Coelet è scritto vanità delle vanità, tutto è vanità, e un pascersi di vento, la corsa dietro il vento. I versi del Coelet, più in generale quell'opera così, così enigmatica e potente, alludono al destino dell'uomo sulla terra, alludono alla forza e potenza che hanno le sue opere, che ha il suo comportarsi, il suo scegliere fra il bene e il male, però indicano anche un tracciato, indicano anche dei limiti alla sua azione. Bisogna sapere di essere dentro un disegno più grande. Ognuno di noi si affanna dietro alle proprie cose, spesso con vero accanimento. È giusto? È sbagliato? Poco importa, perché siamo tutti dentro un disegno molto più grande di noi,
che non possiamo controllare. Questo significa, nella sostanza e soprattutto riguardo a questo spettacolo e a ciò che ci insegna, soprattutto in questo racconto, La corsa dietro il vento, che è fin troppo chiaro che alluda a quei versi del Coelet, l'ammonimento è: non occupiamoci troppo delle nostre faccende, non con tutto quell'accanimento, perché dobbiamo essere consapevoli che tutta questa vanità è un pascersi di vento, è un cibarsi di vento, è qualcosa che non porta da nessuna parte. Anche se ci illudiamo di farlo, non lo possiamo controllare. Tanto che un giorno, magari lo stesso per molti di noi presi a caso, è finita. La cifra ironica è molto utile in generale, perché ti permette di avere quel distacco necessario a non prendersela troppo, a non considerare le cose troppo importanti fino a un certo punto. È in questo equilibrio un po' precario fra i grandi progetti e la fragilità della nostra vita e del nostro destino, sta un po' il segreto della vita. Bisogna provare a pattinarci sopra senza cadere e spaccarsi l'osso del collo. Quando c'è la guerra si sa sempre chi è il nemico, mentre al contrario, in tempo di pace, non si sa mai con esattezza chi è buono e chi è cattivo. Sembra paradossale dirlo, ma c'è forse uno dei personaggi più negativi sulla carta, che è un ergastolano, ma questo ergastolano ha, come tutti i suoi compagni di penitenziario, una possibilità, che è quella di parlare alla folla e farsi applaudire. In questo penitenziario siamo tutti ergastolani. Qui c'è una regola in apparenza umana, in realtà più che crudele. A ognuno di noi è concesso, per una volta, di affacciarsi al balcone che dà su Piazza della Trinità e parlare alla cittadinanza per mezz'ora. Se alla fine del discorso la folla venuta ad ascoltare applaude, l'ergastolano è liberato. Cosa fa questo ergastolano di Buzzati? Si inventa un modo per rovesciare questa posizione di forza. La sua intelligenza, la sua furbizia, mi piace, mi seduce, mi sedusse fin da ragazzino quando lessi questo racconto, perché permette di scombinare le carte, di rovesciare un po' il senso del buono e del cattivo. Chi è veramente buono, chi è veramente cattivo? Com'è difficile a volte ricominciare, e com'è difficile a volte ancora di più finire. Il mio rapporto con il tempo è un rapporto conflittuale, perché ho certamente la consapevolezza che il tempo passa. Fai quello che sai fare, fallo anche se è difficile, ma soprattutto fallo prima che puoi. Soltanto così il tempo sarà un tuo alleato e non ti remerà contro. Scoprirai persino, è probabile, che non era poi così tanto difficile da fare. Ecco, si combatte un po' con questo, io combatto come molti altri, combatto con questo mostro, questa carogna maledetta che è il desiderio di fare le cose, la convinzione che sia meglio aspettare il momento per farle, che non è questo. Mm.
Per fortuna Joel Edix è un bravissimo attore, un bravissimo regista, un bravissimo comico, ha tutte le caratteristiche. È un uomo che comincia a avere la sua età, perché dato l'argomento della vecchiaia, volevo anche uno che cominciasse a sentire sulla sua pelle cosa voleva dire, no? Essere un po' non più un ragazzo. Paolo Hendel è per me una scoperta magnifica, cioè è una di quelle persone che riempiono la mia vita. Ha una dolcezza, un candore, mi verrebbe da dire, la parola più giusta, un candore che lo porta a volte a una ferocia che sembra il contrario assoluto del candore, ma invece gli si perdona tutto, lui dice le peggiori cose, anche delle sconcezze innominabili, ma lo fa con un animo così infantile, così dolce, così inerme. Ecco, è un uomo pacifico, con tutti i suoi furori, con tutte le sue follie, con tutti i suoi tic. È adorabile, quindi Paolo Hendel nessuno me lo deve toccare. E allora abbiamo cominciato a parlare della prostata. Dalla prostata siamo passati alla cataratta da togliere all'occhio sinistro, poi all'occhio destro, la arrivati alla colonoscopia, siamo diventati amici per la pelle. E lì è stato fondamentale averlo come regista. Lui è un amico, noi non abbiamo condiviso e non condividiamo tutto quello che viviamo, perché stiamo anche in posti molto, molto diversi, però ci unisce tantissimo la stessa visione della vita. Direi addirittura che è più importante questo che gli interessi. Io fino a un certo momento della mia vita ero convinto che fossero soprattutto, e lo sono in parte, le cose che si fanno, le cose che si condividono, ma in realtà è soprattutto lo sguardo sulla vita. La nostalgia spesso si annida nei dettagli. L'amicizia mi ha dato molto, ma mi ha anche tolto, cioè soprattutto ho perso degli amici per strada. Li ho persi perché per tanti motivi, per incomprensioni, credo soprattutto che noi abbiamo una limitata capacità di amicizia, cioè se non si può avere tanti amici. Se arriva un amico che prende spazio, ce n'è uno che si deve togliere di mezzo. E alla mia nonna diceva: poca brigata, vita beata. You come up for Questo progetto nasce dalla volontà di fare questo tributo ai 100 anni dalla nascita di questa grande poetessa polacca. Nei rapporti fra la gente. Il titolo di questa serata, no? È un programma e racconta molto di lei. Ascolta come mi batte forte il tuo cuore. Per cui c'è un'attenzione all'altro, un'attenzione alla vita, alla sua anche fragilità, caducità, al fatto che siamo qui di passaggio, che tutto quello che noi facciamo adesso sono qui, e questa cosa non sarà più ripetibile nella mia vita come nella sua. Qui c'era qualcuno, c'era, poi d'un tratto è scomparso e si ostina a non esserci. Che altro si può fare? Aspettare e dormire. Mi commuove profondamente e penso che possa arrivare a tutti, a chi la conosce, a chi non la conosce, e toccarli nel profondo. Thank you.
cercato alcune poesie le più forti da dire, da far condividere in teatro. C'è una forte presenza musicale, quindi musiche composte appositamente da Michele Sganga ed eseguite dal vivo al pianoforte. Accanto a questo abbiamo voluto inserire le lettere inedite tra lei e Kornel Filipovic, grande amore della sua vita, che in qualche modo raccontano Wisława Szymborska quotidiana. Vorrei tanto andare al cinema con te, a vedere qualunque cosa, ma soprattutto vorrei tanto che ti facessero tutte le analisi possibili, che ti alzassi dal letto completamente guarito e di buon umore. Ciao amore, Wisława. Grazie per le fragoline con la panna, le mangerò in estasi. Kornel, sei un articolo sottobanco per clienti speciali. Nella sua vita lei era una donna piena di ironia, colta in qualche modo, ma non intellettuale. Una poetessa che sa festeggiare ogni passaggio della vita e ogni fragilità anche. Lei descrive le cose piccole della vita e riesce a penetrarne il mistero, la commozione. L'ironia ci mette in guardia verso tutto ciò a cui abbiamo fatto l'abitudine per comodità, verso il buon senso, una categoria che narcotizza l'attenzione, verso ogni fondamentalismo ed eccessiva sicurezza di sé, verso l'atrofia dello stupore. Lo stupore per la miracolosa normalità del mondo. Il messaggio più attuale è l'umanità, è questo fatto della commozione che ormai quando ci capita più, voglio dire, in questo mondo continuamente interrotto, pieno di tutti questi aggeggi tecnologici che ci, come dire, parcellizzano la vita e non ce la fanno condividere, non ce la fanno godere insieme, no? Invece, ripeto, la sua parola ha il potere di penetrare, di arrivare, di commuovere, di sciogliere, no? Di fare qualcosa insieme. Grazie anche al Nobel, lei è esplosa, per cui ha avuto una stampa dei suoi libri in tutte le lingue ed ha appassionato tantissima gente. I suoi libri sono vendutissimi, no? Sono dei tomi anche alti così, per cui è veramente unico questo, perché la poesia in genere non è così frequentata e lei invece ha il potere di arrivare alle persone. Il 7 marzo del 2009 eravamo tutti, o tutti coloro che amavamo Wisława Szymborska, a Bologna, nell'aula magna dell'università, 1200 studenti, Umberto Eco in prima fila, e lei che parla agli studenti di poesia, e davvero in quel momento sembrava di sentire una grande rockstar, che questa esile donna che parlando di poesia sapeva affascinare ed emozionare questi studenti. Io ricordo la fila per la firma, durò credo più di un'ora. Rockstar anche perché ha saputo essere poi popolare, amica dei Miłosz, amica dei grandi intellettuali polacchi, ma al tempo stesso la ritroviamo nei versi di Jovanotti, la ritroviamo nei versi di Roberto Vecchioni, la troviamo attraverso le parole di Roberto Saviano. L'ispirazione non è un privilegio esclusivo dei poeti o degli artisti. C'è stato e sempre ci sarà un gruppo di individui visitati dall'ispirazione. Sono tutti quelli che coscientemente si scelgono un lavoro e lo svolgono con passione e fantasia. L'ispirazione non è soltanto degli artisti o dei poeti, ma della gente che ama il proprio
lavoro e lo fa con passione. Allora ci sono medici, ma ci sono giardinieri, ci sono pasticceri, cioè l'importante nella vita, e bisognerebbe farlo capire a tutti, è così importante capire cosa ti dà piacere e di farlo con passione, perché sta tutto lì. L'ispirazione, qualunque cosa sia, nasce da un incessante non so! Io sono appassionata ovviamente del mio lavoro, però dell'essere strumento. Io non voglio stare davanti a Scimbosca, io voglio servire Scimbosca, per cui la mia arte, sviluppata in oltre 40 anni di professione, è quella di, appunto, di saper usare le parole, di saperle servire, ma le sue però, non il mio virtuosismo crippesco, non so come dire. E questo richiede una capacità pazzesca, no? Di gestire i materiali. E poi, se c'è della commozione, del sentimento, allora lì, certo, c'è il mio sentire, ma che lo metto al servizio di, non fine a se stesso. Io sono molto istintiva, non sono un intellettuale. Se tornassi indietro farei il classico, vorrei fare l'università, invece ho fatto l'artistico, ero lì parcheggiata nell'attesa di fare l'attrice. E allora i progetti mi devono coinvolgere, mi devono parlare. Ci deve essere un valore, la qualità innanzitutto, anche se è un mondo che va totalmente da un'altra parte. Però chi se ne frega, io sto bene così, sono felice di dare voce a questa grande, no? E dunque sto bene, non sarò diventata famosissima, ma faccio quello che amo, e questo è un grande privilegio anche. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con la rubrica Che teatro fa? Vediamo insieme le previsioni meteo teatrali per le prossime giornate. Al nord della nostra penisola un'atmosfera di tenera drammaticità stazionerà sul Teatro Nuovo di Treviglio, dove il 20 aprile Agnese Fallongo e Tiziano Caputo portano in scena Letizia va alla guerra, con la regia di Adriano Evangelisti, un racconto tragicomico che unisce tre grandi donne travolte dalla guerra. Il destinatario Michele Pirone, è lui! Ma Vergine Maria dei Martiri frustati, non si vede niente! Impossibilitato a ricevere! La mia vita cambia radicalmente! Ti è piaciuto? Ma io proprio di un soldato mi dovevo innamorare? La posta da lei inviata per... La via del giusto è simile alla luce che avanza nel buio. Ci spostiamo al centro, dove persiste instabilità meteo-teatrale. Il Teatro India di Roma, infatti, fino al 23 aprile sarà coperto da nubi drammaturgiche surreali e anticonvenzionali, generate da uno spettacolo di fantascienza, scritto e diretto da Liv Ferracchiati, che lo interpreta insieme a Petra Valentini e Andrea Cosentino. Perché dividiamo la giornata, che ne so, in 24 ore e non in 48 mezz'orette? Non era detto, non è scontato. In interrogativi quali, perché dividiamo la giornata in 24 ore e non in, diciamo, 48 mezz'orette, si cela il gioco di smascherare appunto quelle convenzioni che noi assumiamo, come dicevo prima, inamovibili, ma invece sono fondamentalmente delle forme, delle finzioni che scegliamo. E in qualche modo il Trichego dice, infatti, per far capire questo concetto puoi fare l'esempio delle 24 ore e non delle 48 mezz'orette, per facilitare il compito e la comprensione agli esseri umani, dice il Trichego. Infine, al sud, sulla città di Napoli, si segnala una variabilità malinconica e a tratti fiabesca che avvolgerà il Teatro Mercadante, dove dal 19 al 30 aprile Emma Dante dirige Misericordia, una favola contemporanea che racconta la fragilità delle donne e la loro disperata e sconfinata solitudine. In questo progetto, in questo spettacolo, esiste una profonda miseria, la miseria intesa come povertà, cioè come proprio qualcuno che non c'ha proprio niente,
e che vive in un tugurio, in un sotterraneo fatto di, cioè dove appunto c'è solo una specie di letamaio, insomma, in condizioni indecorose per la vita, e nello stesso tempo esiste in questo spettacolo una fabbrica dell'amore. Queste le previsioni meteo teatrali di Che Teatro Fa. Vi ricordiamo che sulla nostra pagina YouTube potrete visionare le puntate di Retroscena come e quando vorrete. Non perdiamoci di vista.